Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV e benvenuti a Trading the Markets. Questa sera parleremo delle dinamiche che riguardano le elezioni presidenziali. Mancano 14 giorni fino al 3 di novembre, però già l'affluenza è molto alta, più di 22 e mezzo milioni di americani hanno già votato. Tra l'altro vi segnalo le prime novità nel secondo ed ultimo duello che vedremo questo giovedì tra Donald Trump e Joe Biden. Verrà spento il microfono del candidato rivale mentre l'altro sta parlando nei 2 minuti a lui riservati all'inizio di ciascuno dei 6 segmenti di 15 minuti di discussione. Partiamo velocemente dai sondaggi. Intanto vorrei mostrare a tutti i nostri telespettatori questo grafico molto, anzi questa tabella molto interessante. Servono 270 grandi elettori ad uno dei candidati per vincere le elezioni, ed in questo momento stiamo vedendo appunto dalla tabella che Joe Biden è in netto vantaggio perché secondo appunto questi sondaggi negli stati che sono piuttosto a favore di Biden ci sono 226 grandi elettori, invece negli stati che sono a favore di Trump 125 grandi elettori, e senz'altro la questione rimane i cosiddetti battleground states. Quindi adesso con l'aiuto della nostra regia andiamo a vedere i sondaggi per quanto riguardano i battleground states. Vorrei partire appunto da Pennsylvania e Wisconsin. Stiamo vedendo una grande differenza per quanto riguarda la Pennsylvania: 49% a favore di Biden, 45% a favore di Trump. Wisconsin invece ancora più grande differenza: 51% in favore di Biden e 43% in favore di Trump. Il prossimo cartello invece ci mostra Florida, dove la differenza è molto più piccola. Biden ha il 49% dei voti, Trump invece 47% dei voti. Quindi attenzione perché Florida sarà un stato di grande importanza. Poi abbiamo Arizona, Biden ha 50% dei voti e Trump 46%. Per quanto riguarda Michigan e North Carolina, la situazione è interessante, piuttosto di North Carolina. Abbiamo una differenza molto piccola: Biden ha 48% dei voti e Trump ha 47% dei voti. Invece, per quanto riguarda Michigan, c'è una differenza molto importante, un vantaggio importante di Biden: 51% contro Trump 43%. Per commentare questi dati siamo in compagnia di Gianluca Pastori, analista di ISPI. Buonasera, ben Buongiorno. ritrovato. E Filippo Buongiorno. Diodovic, Market Analyst di IG. Buonasera, ben ritrovato Filippo. Sì, buonasera a tutti. Allora, io vorrei partire con lei, Gianluca Pastori. Abbiamo già visto un vantaggio netto, di Biden. Lei si fida dei sondaggi o meno? E che cosa può cambiare da adesso in avanti, soprattutto visto, ecco, questo ultimo, dibattito tra Trump e Biden che vedremo questo giovedì? Allora, diciamo che come punto di partenza io sui sondaggi sono sempre abbastanza scettico, nel senso che i sondaggi, innanzitutto, hanno delle forchette di tolleranza che possono anche essere abbastanza ampie, per cui un 2 punti di scarto potrebbero essere pochi per confermare uno stato a un candidato all'altro, a un candidato o all'altro. In secondo luogo, non dimentichiamo un effetto che è stato molto importante nelle elezioni del 2016, che è il voto non dichiarato. Cioè, gli elettori trumpiani sono tendenzialmente più restii a esprimere la loro preferenza nei sondaggi. Quindi, questo fatto potrebbe indurre un certo tipo di distorsione. Inoltre, oltre che sui battleground, io starei attento anche su alcuni cosiddetti lean state, cioè stati di inclinazione a favore di Biden, cioè stati non proprio sicuri come voto, perché anche da qualche lean state io credo ci potremmo attendere delle sorprese il 3 novembre. Ecco, molto interessante. Può darci qualche esempio di Lean State? Ma uno è abbastanza tipico è la Pennsylvania, tanto per dire, appunto, forse l'esempio più evidente e che è stato citato fra l'altro anche nella prima slide.
Ohio potrebbe essere un altro, Iowa potrebbe essere un altro. Quindi c'è tutta una massa di voti che si sta muovendo, senza dimenticare poi che i battleground veri e propri muovono in questa elezione oltre 90 voti, quindi parecchi. Filippo, vorrei venire da te, vorrei chiederti appunto la tua valutazione per quanto riguarda il messaggio che ci sta inviando invece Wall Street, perché di solito nei 3 mesi prima delle elezioni i mercati già suggeriscono quale sarà l'outcome. Qual è la tua interpretazione sinora, vista anche la volatilità e tanti alti e bassi? Sì, è vero, insomma, negli studi che abbiamo fatto c'è stata un po' di correlazione fra andamento di Wall Street e poi possibile candidato. Nel 2016, insomma, Wall Street non è che aveva azzeccato, visto che anche le previsioni per quanto riguarda Hillary Clinton erano favorevoli a Wall Street e si temeva un po' il pericolo Donald Trump. Se guardiamo l'S&P 500, il year to date è un più 7%, la performance a 3 mesi è un più 6%, ma il messaggio di Wall Street è più diciamo, concentrato verso l'approvazione del piano di aiuti al congresso che non alle elezioni americane. Cioè, al momento sta ascoltando veramente poco le elezioni americane, è un po' un'anomalia rispetto alle elezioni precedenti, ma gli investitori guardano alla liquidità. Prima era la Federal Reserve, adesso è soprattutto il piano fiscale ultra espansivo che sarà molto probabilmente approvato nelle prossime ore o dopo le elezioni. Infatti, c'è questa speranza, almeno da ciò che possiamo giudicare dalla prestazione di Wall Street di oggi, borse in forte rialzo, soprattutto dopo il sell-off di ieri, e ovviamente questo rialzo è basato sulle speranze che potrebbe esserci questo secondo pacchetto fiscale all'ultimo momento, perché le trattative tra il segretario del Tesoro Mnuchin e la House Speaker Nancy Pelosi continuano per secondo giorno di fila. Tu credi che ci sarà qualcosa all'ultimo momento? Ma è possibile perché comunque le richieste per questo piano di aiuti sono molteplici, sia da parte del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sia lo stesso Donald Trump che, anzi, per Donald Trump è spaccato anche rispetto ai repubblicani, vorrebbe anche un piano anche più, diciamo, più ingente. Ci sono possibilità, ma sono lontani le due parti, quindi al momento è 50-50. Il mercato c'è un po' di entusiasmo, l'abbiamo visto insomma nelle ultime ore, ma ancora è difficile capire perché anche in passato avevamo visto che erano arrivati molto vicini a firmare l'accordo e poi è stato tutto all'ultimo momento. Nancy Pelosi nel weekend era stata diciamo propositiva, vedremo se riuscirà a trovare un accordo con il segretario del Parlamento del Tesoro e se quindi firmeranno questo accordo che è chiaramente molto importante non solamente per i mercati, ma anche per le famiglie americane e per le imprese americane. Senta, Pastori, vorrei chiederle come sta interpretando il massiccio ricorso al voto postale, che tra l'altro è stato anche sostenuto questo voto postale da Michelle Obama e anche Barack Obama. Beh, il voto postale, viste le posizioni assunte dal Presidente, è con ogni probabilità un voto essenzialmente democratico. E questo potrebbe comunque già essere un segnale da interpretare. Sicuramente però non dobbiamo dimenticare l'effetto Covid, che appunto, terrà molti elettori lontani dai seggi fisici. Quindi il segnale che arriva è un segnale misto. Non dovrebbe fare particolare piacere al presidente uscente, ma credo che tutto sommato alla fine non pregiudicherà, non determinerà fin dall'inizio l'output delle elezioni. Quindi lei non si aspetta, come dire, un ricorso alla Corte Suprema da parte ovviamente di Trump dicendo ok, le votazioni non erano corrette.
Non credo che il presidente si spingerà fino a quel punto. Parlando di Donald Trump, non si muoverà, non può mai essere veramente sicuri, anzi, è un uomo che ci ha abituato a parecchie sorprese. Ma la divisività dell'atto, soprattutto in un momento come l'attuale, in cui si sta parlando abbastanza esplicitamente di andare a toccare la composizione della corte in un prossimo futuro, potrebbe avere delle conseguenze di lungo periodo estremamente gravi. Quindi credo che tutto sommato, anche il peso del Partito Repubblicano su questa scelta avrà una sua rilevanza. Io non credo che, diciamo, il grosso del Partito Repubblicano sia disposto ad accettare una Corte Suprema riformata soltanto per sostenere le ambizioni di rielezione di Trump. Ecco, viste anche le nuove misure, che ovviamente ho annunciato all'inizio di questo blocco, che nel secondo ed ultimo duello, questo giovedì, tra Donald Trump e Joe Biden, verrà spento il microfono del candidato rivale mentre sta parlando nei 2 minuti a lui riservati all'inizio di ciascuno dei 6 segmenti di 15 minuti di discussione. Lei crede che ci sarà una discussione più civile dove possono emergere i punti principali delle politiche fondamentali dei due candidati, perché effettivamente il primo dibattito è stato descritto dagli americani imbarazzante. Allora, vorrei sinceramente rispondere di sì, ma sull'esperienza del primo dibattito, sull'esperienza delle due town hall che abbiamo visto la scorsa settimana e anche sull'esperienza del dibattito tra i candidati alla vicepresidenza, io non mi aspetto di vedere nessuna proposta politica concreta neanche in questa occasione. Dobbiamo partire da un assunto di fondo. Sia Trump che Biden sono candidati fragili sul piano della proposta politica. Sono fragili per ragioni diverse, ma comunque sono fragili entrambi. Entrambi sono vulnerabili, per cui credo che l'obiettivo perseguito da tutti sia quello di restare il più coperti possibile, diciamo così. Filippo, tu invece che cosa ti stai aspettando dal dibattito di questo giovedì? Ah, io mi aspetto molto da Donald Trump perché deve recuperare, almeno a seconda dei sondaggi, per quanto si possono credere o no, però insomma, un certo svantaggio a mio avviso Donald Trump ce l'ha, deve recuperare e deve migliorare la performance evidenziata nell'ultimo dibattito, deve sperare che Biden faccia una pessima performance e sì, credo che punterà proprio sulla, diciamo, sulla bassa leadership di Biden e deve insomma anche confrontarsi soprattutto anche con le domande per quanto riguarda la gestione dell'emergenza coronavirus e quindi puntare più sull'elemento economico, sulla salvaguardia dei posti di lavoro perché come detto il dibattito televisivo probabilmente non è l'unico elemento decisivo per l'esito finale, ma è sicuramente un punto cardine, visto che poi dovevano essere tre, saranno solamente due, quindi, e manca poco tempo, e quindi per Donald Trump sarà sicuramente un punto importante e Joe Biden insomma, dovrà difendersi e quindi preparare molto bene ecco, l'intervento, i suoi interventi. E come spieghi la scarsa reazione e poca sensibilità dei mercati alle dinamiche legate alle presidenziali di quest'anno? Che cosa è cambiato rispetto a 2016, dove le reazioni erano molto più importanti dopo ogni dichiarazione dei due candidati? Ma rispetto al 2016 è cambiato il mondo perché insomma, con l'emergenza coronavirus ha fatto crollare un po' tutti i dogmi principali della finanza, le correlazioni. Abbiamo visto un'incredibile spaccatura fra Wall Street e Main Street, quindi Wall Street sui massimi, economia reale invece in forte crisi.
Questo legato a delle misure straordinarie portate avanti dalle banche centrali che hanno inondato il sistema di liquidità, e lo stesso vale anche per i governi, soprattutto insomma, il Congresso che ha portato avanti insieme al Dipartimento del Tesoro e alla stessa Federal Reserve dei piani importanti per aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà. E per questo ecco, gli investitori hanno più quindi, osservato quali saranno ecco, le prossime mosse. Insomma, in questi ultimi mesi del congresso, e poi anche chiaramente della Federal Reserve, più che insomma, le elezioni politiche, perché insomma, l'unico scenario che a nostro avviso può essere ribassista per quanto riguarda insomma, l'election day o l'election week è proprio quello di un risultato contestato, quello di un eventuale, cioè un risultato molto vicino che possa portare con una forte incertezza. Senza Pastore, torno da lei velocemente perché quanto può funzionare la politica di Trump che lui ha adottato la tattica dello scaricabarile, ha iniziato a dare la colpa per la gestione della pandemia ad Anthony Fauci. Abbiamo sentito con la sua valutazione del lavoro di Anthony Fauci, che tra l'altro vorrei sottolineare che Fauci per tanti americani è un eroe nazionale, però Trump ha definito il suo operato terribile. Quanto può funzionare questa tattica dopo 4 anni di veramente tanti passi falsi? Beh, mi sembra perfettamente in linea con tutta la campagna elettorale che ha portato avanti Trump. C'è cioè una campagna finalizzata fondamentalmente a convincere un elettorato già fidelizzato, mi scusi. Uno dei grossi problemi che Trump ha avuto è che sta cercando in qualche modo, in maniera abbastanza confusa, di tamponare in queste settimane è l'acquisizione del consenso da parte delle fasce non sicure dell'elettorato, fondamentalmente quell'elettorato medio che tendenzialmente decide l'elezione del presidente, che sposta quei voti presidenziali necessari a dare la vittoria l'uno all'altro. Ci ha provato con la strategia della securizzazione la scorsa estate, premendo su Law & Order, ha provato in precedenza puntando sui successi economici, che ovviamente si sono sgonfiati dopo la pandemia. Sta provando ora ad adottare una strategia che affermi in ultima analisi la sua leadership. Però anche da questo punto di vista mi sembra che la strategia sarà poco pagante. Io credo che paradossalmente, diciamo, contrariamente rispetto a quella che è l'esperienza tradizionale, questo voto finirà con l'essere determinato dagli estremi dell'elettorato, cioè dall'elettorato veramente convinto di entrambi. Senta, le faccio una domanda, se posso chiamarla off script, ovvero una domanda non prevista. Secondo lei ci sono stati fatti errori di campagna elettorale da parte dei repubblicani, ovviamente da Trump campaign? È difficile parlare di errori di campagna Beh, elettorale. soprattutto dopo la positività di Trump di coronavirus, magari poteva cambiare messaggio e cercare di recuperare alcuni voti che aveva perso a causa della gestione della crisi. No, io credo che invece al contrario la campagna di Trump abbia intenzionalmente voluto essere una anticampagna. Per questo ho parlato di è difficile trovare degli errori. La campagna è stata coerente con un candidato, appunto con un prodotto come Donald Trump che cerca di vendersi andando contro tutte le regole consolidate, presentandosi come l'anti-tutto, in questo caso anche contro, ancora una volta, contro l'antisistema, come l'antisistema. È una campagna che ha pagato nel 2016. Probabilmente, se vogliamo trovare un errore, sta alla radice, sta nell'aver cercato di riproporre la stessa campagna del 2016 partendo dalla posizione non dello sfidante, ma del presidente che chiede la riconferma.
grazie mille della sua analisi, Gianluca Pastori, analista ISPI, buon proseguimento. Grazie, buona serata. Filippo, veniamo al dunque, perché ciò che interessa Wall Street, ma anche tante delle persone che ci stanno guardando, sono le politiche di Biden a livello di tasse. Lui ha ribadito più volte, ma anche ieri, che non ci sarà un aumento delle tasse per le persone fisiche, anzi per le famiglie che guadagnano meno di 400 mila dollari all'anno. Ma il discorso dell'IRES, ovvero i cosiddetti corporate taxes, rimane e spaventa gli investitori, anche se vogliamo i trader che certamente vorrebbero vedere i dividendi quando acquistano certamente diversi titoli. Qual è la tua argomentazione? Tu come operatore di mercato sei preoccupato e qual è la tua soprattutto valutazione delle politiche proposte di Biden sotto questo punto di vista? Allora, per quanto riguarda il mio giudizio sulle politiche di Biden, è che nel lungo periodo delle politiche ecofiscali così restrittive e soprattutto anche poi aggiungerei anche la regulation per quanto riguarda il sistema finanziario, sistema bancario, potrebbe avere un effetto di ribassista sugli indici azionari. Questo perché, lo sappiamo, Donald Trump è sempre stato nonostante alcune sue decisioni bizzarre per quanto riguarda il sistema impresa, è sempre stato, diciamo, la favorito, c'è stata insomma una forte deregulation e ha abbassato notevolmente le tasse, portandolo al 21%. Già, noi sappiamo che con Biden saranno almeno rialzate fino al 28% la corporate tax. E questo avrà chiaramente un effetto negativo. Questo effetto negativo nel lungo periodo è comunque compensato nel breve periodo, a nostro avviso, da un forte aumento della spesa governativa, che stimolerà i consumi, che aiuterà soprattutto quindi il lato della domanda. Un forte allentamento delle tensioni commerciali nei confronti di Cina e Unione Europea. Per questo, insomma, ci aspettiamo che anche nel Election Day o Election Week, come vogliamo chiamarla, ci potrà essere comunque un moderato rialzo degli indici azionari. Poi molto dipenderà anche da quello che succederà nel congresso, perché è chiaro che se i democratici riuscissero a fare quello che viene definito il clean sweep, ovvero quindi riuscissero a conquistare entrambe le camere del congresso, il processo sarebbe molto più accelerato e quindi ecco, quel lungo periodo che noi vediamo insomma, molto ribassista per quanto riguarda gli indici americani potrebbe ecco, avvicinarsi anche a fine 2021. Teniamo anche conto che l'economia americana comunque si trova in un momento di rimbalzo, il settore immobiliare ha evidenziato degli indicatori positivi, anche il sentiment per quanto riguarda le piccole e medie imprese, grazie un po' agli aiuti della Federal Reserve e del Dipartimento del Tesoro, è in miglioramento. Il settore manifatturiero ha evidenziato insomma un ritorno alla crescita. Quindi ecco, Biden può sfruttare anche questo momento favorevole, anche che poi è legato probabilmente speriamo, insomma, alla fine della corsa per quanto riguarda il vaccino e questo quindi anche nonostante ecco, delle politiche restrittive dal punto di vista fiscale potremmo comunque osservare degli indici positivi. Senti, il punto secondo me importante è sul timing. Hai appena detto che comunque l'economia si sta riprendendo molto più veloce rispetto alle previsioni, però è tuttora abbastanza fragile perché abbiamo visto i dati, per esempio, del mercato del lavoro che non sono troppo incoraggianti. Che cosa ci dici del timing? È un momento adatto ad aumentare le tasse da 21 a 28%, mi riferisco sempre all'IRES. No, non è un momento adatto, ma per seguire le politiche espansive sulla spesa governativa bisogna fare delle scelte, quindi è chiaro che non è un momento facile. Le nostre previsioni sono legate a uno scenario base che prevede comunque non più misure di full lockdown per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi solamente diciamo, lockdown parziali.
e quindi anche con la possibilità nel 2021 della distribuzione di un vaccino. Per quanto riguarda il timing, sì, il timing non è perfetto. Io infatti mi aspetto che probabilmente l'aumento delle tasse probabilmente sarà cercato, si ritarderà il più possibile. Questo sarà anche possibile soprattutto se ci sarà un congresso diviso. Però se si vuole aumentare la spesa governativa, da qualche parte bisogna trovare delle entrate insomma, e si sceglie insomma, di prendere dalle imprese americane. Secondo le vostre analisi, ovviamente mi riferisco alle analisi condotte da IG, quali sono gli asset che beneficeranno di più da un'ondata democratica e quali sono gli asset che beneficeranno di più da un'ondata, se possiamo chiamarla rossa, ovvero repubblicana? Ma allora, guardando, mi ha fatto uno studio recente, insomma, sfruttando anche i dati di Bloomberg, che ha cercato di misurare la correlazione tra alcuni titoli e alcune industrie all'andamento dei sondaggi, quindi per vedere insomma, quando aumentavano i sondaggi di Biden, quali erano i settori che evidenziavano le migliori performance. Lo studio è stato molto interessante, ma ha dato, diciamo, risultati poco significativi, perché le grandi industrie, come quello automobilistico, il settore finanziario, l'healthcare, il settore petrolifero, hanno evidenziato correlazioni molto poco significative, quindi non particolari risultati. Sono state le piccole industrie che sono mosse di più. Quindi al momento, come dicevo, insomma, all'inizio show, i mercati e gli investitori stanno più guardando le politiche fiscali del Congresso e non tanto le elezioni. Nel lungo periodo io mi aspetto però che alcuni settori saranno beneficiati dalla vittoria di uno o dalla vittoria dell'altro. È evidente che con il piano imponente per quanto riguarda il climate change di Joe Biden, il settore delle energie rinnovabili evidenzierà dei rialzi. E lo stesso vale per Donald Trump per quanto riguarda il settore automobilistico e il settore petrolifero, che avranno dei vantaggi per quanto riguarda la rielezione di Donald Trump. Però, come detto, nel breve questo effetto sarà comunque diciamo, meno significativo. Guarda, sono proprio contenta che hai toccato l'argomento del comparto energetico. Vorrei appunto condividere con te, ma anche con tutti quelli che ci guardano, un'informazione che mi ha sorpreso tanto, ovvero che Chevron e ExxonMobil hanno aumentato le donazioni per il Partito Democratico invece quello repubblicano, proprio in questo momento di campagna elettorale dove ovviamente le donazioni delle grandi aziende sono estremamente importanti. Exxon e Chevron sono aziende emblematiche del comparto petrolifero. Quindi come ti stai spiegando questo cambiamento di tattica? È una questione di lobby? Ma qua, mi verrebbe da fare una battuta che danno quasi già per perdente Donald Trump, allora cercano No, di un po'. in effetti tante persone hanno interpretato così appunto questo passo, questo cambio di rotta importante. Sì, io credo sì, che sono, le grandi aziende petrolifere devono comunque pensare anche a un piano B in caso proprio di elezioni di Joe Biden e quindi devono portare avanti anche piani di ecosostenibilità per quanto riguarda tutti i loro stabilimenti, perché sappiamo che Joe Biden sarà molto attento proprio su questo. E anche un altro settore che non abbiamo parlato, che dovrà stare molto attento, perché io mi aspetto delle restrizioni molto forti, soprattutto da parte di antitrust per quanto riguarda il settore tecnologico. Avrà un elemento positivo per quanto riguarda l'allentamento delle tensioni commerciali, quindi la possibilità di esportare più facilmente, ma per quanto riguarda l'antitrust, Joe Biden, secondo me, il settore tecnologico sarà sotto i riflettori. Senz'altro. Vorrei chiederti un'ultimissima domanda. L'ufficio studi di IG ha fatto uscire un report sulle elezioni americane. Io sono riuscita a vedere all'anteprima, però riusciresti ad illustrare i quattro scenari per i mercati, appunto in vista, delle elezioni? Sì, allora, il report uscirà domani, quindi tu l'hai ricevuto in anteprima, perché poi abbiamo deciso di ritardare di un giorno la pubblicazione.
Per quanto riguarda gli scenari, sono quattro, perché crediamo che il primo scenario è quello di una vittoria dei democratici, una vittoria dei democratici netta anche prima rispetto al conteggio del voto postale, quindi proprio nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Questo a nostro avviso può portare a un moderato rialzo degli indici azionari, ma per le ragioni che dicevo in precedenza, quindi per il forte aumento della spesa governativa per l'allentamento delle tensioni commerciali. Tale effetto può essere maggiore nel breve periodo se ci sarà anche il clean sweep per quanto riguarda le due Camere del Congresso. Lo scenario della vittoria di Donald Trump, anche prima quindi che sarebbe uno scenario al momento poco probabile, tenendo in considerazione dei sondaggi, quindi se diamo come credibili le case di ricerca. E anche questo noi pensiamo che possa essere uno scenario apprezzato positivamente dagli indici di Wall Street, perché comunque darebbe continuità alle politiche pro-business di Donald Trump, avremmo comunque una fiscalità meno aggressiva. E questo i mercati comunque sarebbero quindi continuerebbero a guardare più che altro poi alle mosse della Federal Reserve. E Donald Trump abbiamo visto che anche dal suo punto di vista sarebbe propenso a un miglioramento anche per quanto riguarda la spesa governativa, nonostante l'establishment repubblicano non lo sia. E poi invece lo scenario più pericoloso e più rischioso che porterà a nostro avviso a forti ribassi per gli indici azionari è quello del risultato contestato. Un risultato contestato che ha probabilità di riuscita. Io non condividevo poi l'opinione del professore per quanto riguarda la possibilità di ricorrere alla Corte Suprema. Era già successo nel 2000 con Al Gore contro George W. Bush, che si era arrivati alla Corte Suprema e c'era voluto un mese prima di decidere chi era il nuovo presidente degli Stati Uniti. E questo potrebbe portare, in un momento molto delicato per le tensioni sociali che attanagliano gli Stati Uniti, potrebbe portare quindi a dei ribassi degli indici azionari che saranno più forti, più a lungo durerà lo stallo istituzionale. Ed è chiaro quindi che insomma, la speranza è quindi che o che vinca uno o che vinca l'altro, ma che sia un risultato netto. Ultimissima domanda, perché i trader italiani secondo te preferiscono Trump anche se ecco, un impatto più importante in caso di nuovo presidente ci sarà soprattutto negli States? Ma allora, per quanto riguarda insomma, il mercato italiano, il mercato italiano, io credo che alcuni possano, diciamo, chi è legato più al mondo delle esportazioni deve tifare Joe Biden, perché comunque con l'allentamento delle tensioni commerciali, quindi togliere le barriere commerciali anche all'Unione Europea, questo favorirebbe notevolmente alcune imprese italiane. Però Donald Trump è sempre stato pro business, pro sistema industriale, quindi alcune grandi compagnie italiane invece tifano Donald Trump, penso a FCA, penso a Pirelli, chi ha grandi business negli Stati Uniti, nel sistema industriale americano Donald Trump comunque continuerà a favorire sempre l'industria americana, continuerà ad avere un occhio di riguardo per Wall Street. Lo sappiamo. Joe Biden io lo vedo però comunque non così pericoloso come poteva essere Bernie Sanders, come poteva essere Elizabeth Warren. E comunque avrà un atteggiamento anche molto moderato, soprattutto su molti temi economici. Grazie, grazie mille a Filippo Diodovic, Market Analyst di IG, grazie mille per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, buon lavoro. Questo era tutto da parte nostra, grazie mille per averci seguito, ci rivedremo in diretta domani esattamente alle 9.